Buonasera cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi 17 gennaio 2018. Questa è la terza edizione. PD Renzi dice di segno contro di noi, la vicenda di Sacchetti è emblematica e propone deroga per Gentiloni e ministri. Il segretario Demma apre la direzione sulle liste con l'accusa a un certo modo di vedere la realtà. Il Premier e i suoi ministri potranno ricandidarsi. Annunciati Paolo Siani e Carla Cantone tra i candidati. Spunta anche Norma per ricandidare Fassino. Sicilia, Sgarbi ospita Moria, Laarse, attacca i PM del processo trattativa. Il loro comportamento è eversivo, ha detto. L'assessore ai beni culturali dell'isola invita Laarse, il generale imputato nel processo sul patto tra pezzi delle istituzioni e la mafia, e attacca i PM. Non possono processare lo Stato, dice. Fava risponde: Musumeci ritiene ancora di tollerare l'espressione fantasiosa del suo assessore. E questo è vero. Comunque. Ognuno può dire la sua in Italia. Maltempo, allerta vento, un morto a Crotone, alberi in strada a Roma, collegamenti via mare interrotti. Raffiche oltre 100 km orari. La vittima si chiamava Giuseppe Talarico, è caduto nel tentativo di controllare i danni al tetto dell'abitazione del fratello. Condizioni critiche sulle strade di mezza Italia. Chiuso il versante svizzero del Gran San Bernardo, rallentata la circolazione dei treni in Toscana, sospesi o rimandati i traghetti verso le isole. Regeni, Università di Cambridge contro la Abdelham, campagna vergognosa. È una nota diffusa dal vice Challenger Stephen Jay Toop. L'Ateneo ha denunciato quella che definisce una vergognosa campagna di denigrazione alimentata da convenienze politiche. Bah, chi lo sa. Posta Italiana, telegramma su concorso arriva troppo tardi, il gruppo deve risarcire 28.000 euro. Il gruppo si era limitato ad offrire l'indennizzo previsto dalla carta della qualità di circa 28 euro. La donna che ha perso la possibilità di essere assunta a tempi indeterminati in un asilo nido ha fatto causa. Cari amici, con questo è tutto. Vi rimandiamo alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RS Saius, RST Saius e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con i programmi.